a un approfondimento della parabola del grano e della zizzania e del tema della lotta contro il male, il combattimento spirituale contro il male. Ecco, non solo perché ieri abbiamo avuto questo Vangelo, ma perché questo tema è essenziale al nostro cammino e di tanto in tanto è bene riprenderlo, approfondirlo un poco. Prima io leggerò di nuovo questa parabola, faremo una breve invocazione allo Spirito Santo e un approfondimento, una spiegazione dal Vangelo di Matteo, capitolo 13. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania così sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania, legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Ecco, invochiamo lo Spirito Santo, che è quello che ha ispirato Gesù nella predicazione, ha ispirato l'autore del Vangelo nello scrivere questa pagina e ispira noi, dopo 2000 anni, nel poter capire qualche cosa del mistero che essa racchiude. Invochiamo questo Spirito Santo oggi rivolgendoci all'Eterno Padre, che è la prima fonte dello Spirito. La prima fonte dello Spirito è proprio l'Eterno Padre. Noi lo facciamo questa richiesta anche col Padre nostro in modo indiretto, però oggi chiediamo espressamente lo Spirito Santo a Dio nostro Padre, che veramente desidera tanto, non solo che noi glielo chiediamo, ma che lo accogliamo nella nostra vita, questo Spirito buono, che è Spirito di resurrezione, di vita eterna. Ed è anche uno Spirito di sapienza, che ci dà il gusto della vita e l'intelligenza dei misteri di Dio. Padre Santo, con tanta gioia e speranza ci rivolgiamo a Te, perché fondi di nuovo il Tuo Spirito in noi in questa domenica e ci aiuti a capire questa parola e a lottare vittoriosi contro il male. Cantiamo: Padre, e fondi in noi lo Spirito di Gesù. Di Gesù.
di sapienza che ci permette proprio di gustare, di contemplare le cose di Dio e il suo disegno sull'umanità. Padre, fondi in noi. Padre, fondi in noi. Lo Spirito di diciamo, tu conosci perfettamente il dramma della nostra vita, il bisogno di salvezza, il rischio di perdizione. Dacci lo spirito di fortezza, dacci lo spirito di coraggio, dacci la tenacia nel bene, dacci un discernimento potente, perché possiamo affrontare vittoriosi il combattimento contro il male. Cantiamo, Padre, e fondi in noi lo spirito di vittoria. Confido in te che vengano a gloria del tuo nome e a salvezza degli altri. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, allora facciamo un approfondimento di questa parabola della zizzania e del grano e anche di questa chiamata che Dio ci fa a lottare con Lui contro il male. Un primo insegnamento che ci viene dalla parabola riguarda il fatto della presenza del bene e del male, poi la causa di questa presenza e poi anche la finalità di salvezza che Dio inserisce in questa lotta, e poi diremo qualcosa anche su come svolgere meglio questo combattimento. Innanzitutto il fatto della lotta contro il male, questa è una condizione che ci viene dalla vita sulla terra, e la parabola lo indica col fatto che nel campo spunta non solo il grano buono ma spunta anche la zizzania, questa cosa non buona che rischia di danneggiare il grano, eccetera. Ecco, noi non scegliamo di nascere, non scegliamo neanche di nascere in un certo tempo e non scegliamo neanche di nascere in queste condizioni di vita che sono con tante cose buone e belle ma anche con tante cose negative. C'è nel mondo e nella nostra vita anche una realtà negativa
che è espressa, diciamo, quasi simboleggiata in modo forte dalla morte, ma anche da ciò che anticipa la morte a livello spirituale, a livello morale, tutto il male che sperimentiamo nella vita, che ci affligge quanto più quanto meno. Questa condizione è così, diciamo così, universale, così inevitabile, che Gesù ha messo nel Padre nostro una invocazione per sostenerci in questa lotta. Quando diciamo alla fine liberaci dal male, liberaci dal male, tenete presente che nel Padre nostro ci sono solo le richieste essenziali per la salvezza, per la vita, non ci sono domande superflue. Nel Padre nostro ci sono tutte le richieste necessarie alla salvezza. Quindi il fatto che Gesù anche l'ha inserita là, questa invocazione, è un ricordo per noi di questa condizione e di questa lotta che dobbiamo fare contro il male. Quindi un primo passo, diciamo così, nella formazione al combattimento spirituale di aprire gli occhi della mente intendo, per accorgerci che il male c'è. Il male c'è. A volte ci sono delle persone molto immature su questo, che sembrano nate ieri, diciamo, si scandalizzano di questo, di quello, dice io non penso male, ma questo è... Manca un approfondimento sulla condizione umana. La condizione umana è così, c'è il grano e c'è la zizzania. E dobbiamo dire anche che questo bene e male non è solo nella società, fuori di noi. Noi prima lo vediamo fuori di noi, lo vediamo negli altri, nello Stato, nelle cose brutte del mondo. Ecco, da lì cominciamo, perché noi abbiamo gli occhi verso l'esterno. Però a riflettere bene, con sincerità, con onestà, scopriamo che questo male è anche dentro di noi. Non ci capita a volte di vedere che noi siamo cattivi un poco, che scendiamo a compromessi, che abbiamo l'istinto di giudicare, di vendicarci, che a volte c'è qualcosa di brutto anche dentro di noi, anche se non lo vorremmo. Non è tanto facile riconoscere questo, ma con un po' di introspezione, di onestà, si arriva. Quindi questo male non è, magari fosse così, solo fuori di noi, ma a volte anche dentro di noi. E dobbiamo dire la verità, che quello che ci fa soffrire di più, ed è per noi un più alto rischio, è il male dentro di noi. Perché quello di fuori, fino a un certo punto, ce ne possiamo andare, possiamo limitarle, ma il guaio serio è quando la mia mente, i miei sentimenti, la visione che ho del mondo è sbagliata, e quando il male entra dentro di me, quello mi può distruggere nel mio futuro e anche nel mio presente. Ecco, e adesso dobbiamo fare un passo avanti e cercare di capire la causa di questa situazione. Perché c'è questo male? Nessuno lo vorrebbe, noi non lo vorremmo, Dio non lo vorrebbe. Com'è che c'è questo male? E poi il racconto della Genesi all'inizio insiste che tutto quello che Dio ha fatto era buono. Ce l'aveva, vide che era cosa buona, poi l'uomo era cosa molto buona. E com'è che c'è questo dramma del male? Se Dio non lo vuole, Dio ha fatto tutto buono. Adesso ci troviamo con questa creazione così difettosa. Nella parabola c'è una risposta, non so se voi l'avete notato. Quando i servi vanno dal padrone meravigliati di aver scoperto la zizzania nel campo, dice: Signore, ma tu non hai messo del buon seme nel tuo campo? Da dove viene questa zizzania? Un nemico ha fatto questo. Un nemico ha fatto questo. Questa è una risposta breve, ma ricollegata alla rivelazione precedente, è una risposta profonda
che si spiega per esempio in modo più chiaro con le parole della sapienza. La parola della sapienza anche c'ha una risposta a questa domanda, perché c'è il male, e dice così: per invidia del diavolo il peccato entrò nel mondo e con il peccato la morte. E poi questa stessa, diciamo, spiegazione alcuni secoli prima era già stata data nel racconto della creazione, Genesi, capitolo 3. Perché lì cosa si dice? Si dice che Dio ha fatto ogni cosa, ha fatto l'uomo signore del creato, poi il settimo giorno si è riposato, e poi si racconta la caduta dei progenitori, la tentazione di Adamo ed Eva col comando di Dio, eccetera, eccetera. In questo racconto spunta qualcuno all'esterno dell'uomo e della donna, sotto il simbolo del serpente. Quindi anche lì si fa capire che il male dipende dalla scelta dell'uomo e della donna, che trasgrediscono il comando di Dio, non si fidano di Dio. Però tutta questa caduta, diciamo così, morale, è istigata da qualcuno dall'esterno, e questo è espresso in un modo plastico, antropomorfico, addirittura attraverso il dialogo tra il serpente e Eva. È vero che Dio ha detto che non dovete mangiare di nessuno? No, solo di quello che sta. No, non è vero quel che Dio dice. Lui sa che se voi mangiate di quest'albero diventerete simili a lui, i vostri occhi si apriranno, cioè riuscirete a capire tutto e quindi a decidere da soli, eccetera. Quindi anche lì c'è questo filone, diciamo così, di rivelazione che fa capire che il dramma del male è anche frutto della scelta, della responsabilità dell'uomo, ma prima ancora di un essere che istiga al male, un essere misterioso che spinge verso il male, che nella rivelazione, anche nel Vangelo, è chiamato il tentatore, a volte chiamato anche l'omicida, perché con questa deviazione che tende a staccare l'uomo da Dio porta verso la morte. Ecco perché il libro della Sapienza diceva: per invidia del diavolo il peccato entrò nel mondo, nel cuore dell'uomo, e con il peccato la morte. Allora, poi ci sono tanti altri passi della Bibbia, ne cito anche un altro che è proprio ad hoc, che si trova nella lettera agli Efesini, capitolo 6, si dice così: la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, ma è contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro gli spiriti del male presenti nell'aria. E poi dice come bisogna reagire. Insomma, oltre ad accettare questa condizione della lotta come un dato oggettivo, la rivelazione anche ci aiuta a capire questo livello invisibile della lotta. Nella lotta contro il male c'è anche una forza ostile esterna a noi e al mondo, esterna. Ecco perché la lotta, diciamo, umanamente impari, e noi possiamo vincere con un'alleanza con Dio e con lo Spirito Santo, perché non siamo solo a un livello umano di combattimento, ma siamo a un livello dove il male degli uomini è quasi manovrato, diciamo istigato, da uno spirito esterno a noi. Qui un'altra cosa anche importante da dire: se noi non siamo istruiti in questo combattimento spirituale, siamo indotti dalla fatica della vita e a volte dal demonio ad accusare Dio a causa del male che c'è. Il demonio ha questa strategia di illuderci, farci scambiare il male con il bene,
di compiere il male e poi mettendoci in una situazione troppo difficile da sopportare ci spinge indirettamente o direttamente a maledire Dio, ad accusare Dio del male della nostra vita alla fine, perché alla fine si dice: perché Dio non mi salva? Perché Dio non interviene? Perché Dio permette questo? Perché Dio permette il male degli innocenti e sta a guardare senza far niente? Ecco, tutto questo modo di pensare è fomentato spesso dallo spirito del male e tende a metterci contro Dio, questo è il suo fine, e poi dopo ad adorare Lui in qualche modo. Ecco, allora nel combattimento contro lo spirito del male noi dobbiamo ricordare questa causa profonda, dobbiamo guardarci dall'accusare Dio del male che c'è, perché Dio non è causa del male, non può esserlo perché bontà è infinita. Anzi, dobbiamo dire di più, che Dio è colui che soffre il male più di tutti. Diciamo che è la prima vittima del male, perché in Gesù si concentra questo dramma del mondo e perché il male è qualcosa che strappa a Dio i suoi figli, li allontana da Lui, alcuni per sempre. Ecco, allora dobbiamo guardarci appunto da questa brutta tentazione, ma non penso che a voi vi capita spesso, in verità capita più nel mondo, nei ragionamenti di qualcuno all'esterno. Ecco, adesso andiamo alla terza domanda, che forse è quella che ci interessa di più. Perché Dio permette il male e non lo annienta in un modo istantaneo e di onnipotenza? Questo nella parabola è espresso, questo atteggiamento di Dio, diciamo temporeggiatore, se vogliamo dire così, cioè Dio aspetta, non fa l'intervento. Nella parabola c'è un particolare, l'avete notato nella parabola, i servi dicono: Signore, vuoi che andiamo nel campo e subito la strappiamo questa zizzania? Cosa risponde il padrone della parabola? Dice: no, adesso no, adesso no, per ora no. Perché? Perché adesso che ancora sta per crescere, sta cominciando a crescere adesso, non vi capita di confondere, perché la zizzania e il grano non è che si distinguono molto quando sono verdi, si distinguono bene dopo. Allora se voi andate adesso rischiate che magari tirate via anche il grano buono. Siccome il grano buono per il Signore è importantissimo, perché sono Suoi figli che vivranno in eterno con Lui, Lui non vuole questo rischio. E che cosa dice? Stabilisce il piano della vittoria definitiva contro il male. Adesso lasciate che crescano insieme, poi al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: prima raccogliete la zizzania, che si vede bene quando è cresciuta perché non ha lo stesso colore del grano, e la bruceremo. Poi raccoglieremo il grano che è rimasto tutto puro senza zizzania e la metteremo nei miei granai. Questo è un insegnamento parabolico molto importante, che fa capire che nella storia della salvezza ci sono due tempi, il presente e il futuro. Il presente in cui bene e male convivono insieme, sono mischiati e per cui ci vuole la lotta. Poi però c'è il futuro, cioè arriva un tempo in cui finisce questa prova tra il bene e il male e Dio interviene in modo definitivo, secondo le ultime scelte che ciascuno ha fatto, o di inglobare le persone nella vita piena ultima o di respingerle per sempre, secondo la scelta che hanno fatto alla fine. Ecco, da questo insegnamento cosa dobbiamo noi prendere? Dobbiamo prendere innanzitutto una cosa che spesso non si dice, anche nel commento di questa parabola si mette tra parentesi, ma è la più importante: capire che il tempo della prova ha un termine.
Il tempo della prova, della lotta tra il bene e il male, che tante volte ci pesa nel cuore e anche nel fisico, non è un tempo indefinito. Dio stabilisce un tempo che avverrà alla fine della storia per l'umanità, ma arriva per noi singolarmente nel momento della morte. Nel momento della morte finisce il combattimento tra il bene e il male ed entriamo in quella pace, in quella vita piena che tanto desideriamo. Ecco, questo è importante, per la lotta è importante sapere che passerà. Io anche tante volte nella mia vita personale, quando ho dei problemi che mi affliggono molto, mi risollevo, mi sento risollevato da questo pensiero: passerà, passerà. Cioè, questo tempo, portalo con pazienza, passerà, non durerà sempre. Già questo mi alleggerisce, no? Perché... Comunque, sapere questo, anche per sé e per gli altri. A volte noi vediamo negli altri, nel mondo in modo speciale, dell'ingiustizia trionfante, no? Io mi ricordo quando c'era ancora il comunismo della Russia, no? Nel mio paese se ne parlava molto perché avevamo delle associazioni di aiuto alla Chiesa del Silenzio, c'era un padre che... Allora, prima dell'89, il comunismo ateo militante guidato un po' dalla Russia, sopraesviluppato, era fortissimo, sembrava una potenza proprio indistruttibile, perché le scuole così, l'università così, nelle famiglie così, però arriva il tempo che crolla. Ecco, quindi questo nella società, ma la cosa più importante anche per noi, quando abbiamo delle prove, ricordiamoci, arriverà il tempo della mietitura, termineranno. Poi un'altra cosa, fa parte della maturità umana e anche cristiana accettare questa lotta nel tempo che Dio permette. Accettarla. Noi da bambini ci possiamo lamentare, diciamo, perché non... però quando noi cresciamo nella vita di fede, dobbiamo smettere di lamentarci, perché c'è un disegno di Dio. Ecco, adesso andiamo alla finalità che Dio permette. C'è un disegno di Dio in questo essere nella lotta, c'è un disegno di Dio. C'è una finalità buona, Dio si inserisce, non abbatte subito il male, ma si inserisce in questo dramma dell'umanità e lo trasforma in coefficiente di salvezza. Qui è la cosa bella, coefficiente di salvezza, cioè proprio attraverso questa lotta tra il bene e il male in cui noi siamo inseriti, diciamo di necessità, avviene qualcosa che anziché distruggerci ci porta verso la salvezza, ci porta verso la salvezza. Faccio un esempio: se uno nella vita non ha nessuna difficoltà per un periodo, moralmente rimane fiacco. Io ho conosciuto per esempio persone che hanno vissuto tanti anni in piena salute, poi gli capita un male, non dico tanto serio, ma insomma che li ferma un po', si rompono una gamba, devono stare a letto, spesso sono perduti proprio, sembrano dei giganti abbattuti come queste sequoie che si vedono alte, poi tac, sono cascano. Perché? Perché umanamente non hanno mai combattuto nella vita. Sono stati forti, intelligenti, sono riusciti a fare le cose, eccetera, eccetera. Moralmente succede una cosa del genere. Se uno non è allenato a combattere, spiritualmente rimane debole. Se voi guardate la vita dei santi, abitualmente sono persone che hanno dovuto lottare parecchio
non sono persone che hanno avuto la vita facile. Allora, c'è un disegno di Dio in questo, diciamo, parapiglia, in questo marasma, e lui si inserisce non solo dandoci l'esempio, mandando Gesù che soffre pure lui, anche proprio una vittima innocente all'ennesimo grado, eccetera, eccetera, ma il Signore si inserisce in questa lotta dal di dentro, perché ci illumina con la sua parola, ci dà il suo spirito, a volte ci mette anche vicino persone che con loro esempio ci danno forza, ci portano avanti. Quindi il Signore, che sa anche la difficoltà nostra e anche il rischio che corriamo, non ci abbandona in questa lotta, ci aiuta, ci dice lotta con me, lotta con me, e un giorno ringrazierai di questa lotta che io ho permesso nella tua vita. Ecco, quindi il male che c'è non lo possiamo evitare, viene istigato anche dallo spirito del male, però Dio si inserisce in questa condizione umana, ci aiuta col suo spirito perché noi non soccombiamo e facciamo di necessità virtù. Facciamo di necessità virtù, cioè attraverso queste lotte quotidiane andiamo avanti verso il meglio. E concludo con due altre indicazioni. Nella pratica, cosa dobbiamo fare per vincere questo combattimento? Ecco, il primo sforzo è di discernere il bene dal male. Il primo sforzo non è tanto morale di resistenza, ma di intelligenza. Cercare di capire ciò che è bene e ciò che è male agli occhi di Dio, perché la forza del male si manifesta soprattutto travisando le cose, cioè facendoci scambiare il bene come male a livello morale e viceversa. Ecco, quindi la prima lotta è questa, cercare di capire ciò che è bene e ciò che è male veramente e agli occhi di Dio. A volte questo io lo faccio, per esempio, in forma semplice, nell'esame di coscienza, quando devo fare una scelta. Signore, sei contento di questo? È giusto questo ai tuoi occhi? Ecco, e poi si riflette, il Signore un poco di luce ce la darà, ci aiuta a capire. Attenti che dobbiamo fare un passaggio, dobbiamo fare il passaggio da una valutazione totalmente soggettiva a una valutazione cristiana, tendenzialmente oggettiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che non basta per me che la cosa sia buona per me. Oggi c'è molto questa tendenza, dice per me va bene, io sto bene così, a me piace questo, quindi piglio e faccio. Questo non basta, perché ci si può molto ingannare. Noi non siamo Dio e quindi non possiamo essere parametro assoluto del bene e del male. Noi ricerchiamo e facciamo la domanda: Signore, questo a te piace? È giusto ai tuoi occhi? Cosa dici tu di questo? Ecco, e metterci davanti a Dio, quindi è un accettare Dio come giudice della vita e anche delle cose importanti. Poi si capirà qualcosa, non è che si capisce tutto, però quando già siamo in questo atteggiamento di interpellare Dio, di accogliere la sua luce, siamo nella direzione giusta. Poi sarà Dio stesso a rispondere come può. A volte Dio risponde subito, a volte Dio si accontenta di questa disponibilità, ti fa agire con libertà, e a volte quando c'è questa disponibilità, se tu hai scelto bene, secondo quello che Dio vuole, ti conferma con la gioia. Se tu hai sbagliato, a volte Dio ti dà la luce anche dopo aver agito e ti aiuta al pentimento e a rimetterti sulla strada dritta. Quindi questo è il punto del discernimento. L'ultima cosa, quando tu vedi che una cosa non va bene agli occhi di Dio, capisci che non è giusto, per esempio io sono qui, bello, mi piace riposarmi, eccetera, però poi capisco, ma io perdo un sacco di tempo, mi pare che il Signore non è contento di me, di questo. Allora, quando tu vedi che sciupi la vita, sciupi il tempo, ti devi allenare a dire di no, no,
non voglio perdere tempo così. Oppure, faccio esempi proprio terra a terra, per dire che ci sono delle cose che noi dobbiamo respingere, dire di no. Supponiamo, a me piace mangiare i dolci, specialmente la cioccolata. Un certo tipo di cioccolata mi piace tanto. Allora, se io rifletto, a me che ho i trigliceridi, i colesteroli, cioè sta cioccolata non va bene per la salute. Allora, quando capisco questo, devo dire di no, devo allenarmi a estenermi, a fare la cosa, perché per me non è una cosa buona. Ecco, può darsi che per un altro, per i ragazzi nostri, eccetera, che hanno bisogno, gli sta bene, ma per me, ma allora se io capisco che una cosa non va bene, devo allenarmi a dirmi di no, a dire di no. C'è nella preghiera che abbiamo fatto il 15 di luglio, nella messa, questa cosa precisa, si dice: fa che noi respingiamo ciò che è contrario al nome cristiano. Ecco, quando noi vediamo che la mormorazione, altre cose, la stessa cosa, quando noi capiamo il male, che una cosa è male, dobbiamo allenarci a dire di no, a rifiutare, a respingere. Questo no, perché Dio non lo vuole ed è anche un danno per me. Ecco, se voi leggete la storia, per esempio, di Maria Goretti, di questa ragazza morta per la castità, lei nel dialogo che ha avuto più di una volta con questo ragazzo, Alessandro, ripeteva: questo no, Dio non lo vuole, questo Dio non lo vuole, questo no, Dio non lo vuole, non è giusto. Ripeteva così, era una bambina di 12 anni, quindi a modo suo, però aveva capito che il male bisogna respingerlo. Non dobbiamo dire va bene, che male c'è, oppure tutti fanno così, che vuoi che sia. No, non dobbiamo sapere dire. Ultima cosa, poi saper dire di sì al bene. Saper dire di sì al bene, il combattimento spirituale ha anche questa parte ed è prevalente. Saper dire di sì al bene, questo anche è un insegnamento di Pio XII. Lui diceva: il miglior modo di combattere il male è fare il bene. Il miglior modo di spegnere i vizi è esercitare le virtù corrispondenti. Quindi non ci dobbiamo fissare nella prima parte, dire no qui, no lì, no lì. Questo non basta, anche un po' pericoloso fissarsi solo su questo. E a volte il cristianesimo in passato è apparso come una religione del no, con tante proibizioni, questo non si può fare, questo lì. Questo non è cristiano. Ci vuole una parte rilevante di bene, buttarsi a fare il bene. C'è una citazione che mi viene in mente adesso dalla lettera ai Galati che dice proprio così: cercate di camminare secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare le opere della carne. Ecco, cioè sviluppando la parte positiva, amare, pregare, servire gli altri, dire bene degli altri, così anche le cose brutte già indirettamente vanno a diminuire. Va bene? Vi do la benedizione perché non voglio allungarmi troppo. Come? Io volevo dire qua. Di forte. Quando noi recitiamo il Padre nostro, c'è una frase che dice: non ci indurre in tentazione. Sì. Io non ho mai capito. Sì. Questa è una questione anche affrontata nell'esegesi e anche adesso dal Papa. Allora, non indurci in tentazione è una traduzione letterale del testo greco. Ed è un po' ambivalente, difatti alcuni si trovano in difficoltà, perché sembra che Dio ci induce verso il male, verso la tentazione. La tentazione è una...